fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 19 al 21. Il tuo tesoro. Di fronte a tanti eventi catastrofici che ultimamente stanno scombussolando il nostro vivere, l'uomo si pone seriamente delle domande sulla sua esistenza e su quanto lo circonda. Terremoti, maremoti, guerre, malattie sono all'ordine del giorno. Gli esseri umani sono impotenti davanti a tali eventi. Ecco allora che proprio in questi momenti, con diversi atteggiamenti, ci si ricorda di Dio. Chi prega affinché il Signore abbia pietà di noi e salvi le nostre anime, e chi si chiede perché non intervenga. È doloroso pensare che Dio venga ricordato da più parti soltanto di fronte alle tragedie, e dopo, quando queste sono passate, l'uomo non pensa più al suo Creatore, ma soltanto alle cose di cui può disporre qui, sulla terra. Dov'è il tuo tesoro? Il tuo cuore verso quale direzione è rivolto? Verso il cielo o verso la terra? Che posto dai al tuo Signore? Assicurati un tesoro che non può essere rubato e per il quale non devi avere ansie. Fai del Signore il tuo tesoro e la tua vita sarà al sicuro.